Padri separati, una vera emergenza sociale. Ne vogliamo parlare con l'avvocato matrimonialista Rossella Angiolini. Questa, insomma, è stata portata all'attenzione ormai da tanto tempo, ma insomma dalla cronaca negli ultimi tempi, sì. No? Perché sta diventando un'emergenza sociale? Dunque, sta diventando un'emergenza sociale perché le coppie che si separano sono sempre più numerose. Si separano anche coppie che da un punto di vista economico non hanno situazioni, direi, molto tranquille. Per cui che cosa succede? Che il marito o il compagno anche, una volta che si separa appunto dalla moglie o dalla compagna, se hanno dei figli è costretto a lasciare la casa coniugale, perché la casa coniugale viene assegnata al genitore collocatario, cioè il genitore che vive con i figli. Certo. Quindi la casa viene assegnata, diciamo, nell'interesse dei figli che ci vivono con il genitore. Detto questo, allora il padre, marito se ne deve andare, sì, magari sì. C'è il mutuo da pagare, la rata del mutuo da pagare, poi se non hai i genitori che l'accolgono c'è da pagare un affitto, poi deve dare l'assegno di mantenimento per i figli che, se anche fosse disoccupato, il minimo è 150-200 euro a figlio, più c'è la metà delle spese straordinarie per i figli. Quindi questo, mi consenti un termine, sì, disgraziato, sì. Perché bisogna che lo dica, perché tale diventa, si ritrova che il suo reddito gli sparisce completamente, quindi non ha più lui di che vivere, per cui vediamo padri che dormono in macchina e che vanno a mangiare alla Caritas, va bene? Oppure magari persone che in costanza di matrimonio avevano un buon reddito, poi magari perdono il lavoro, si sono ritrovati poveri, si sono ritrovati senza lavoro, però che mantengono, devono mantenere e soddisfare gli obblighi che sono stabiliti dal giudice. Detto questo, so che insomma sono proprio in progetto anche in Toscana della sì. costruzione di alloggi. Sì, dunque in Toscana ce ne abbiamo già il primo che è stato realizzato a Firenze, si chiamano le case dei babbi, sì. Che danno in Toscana papà non usa, è il babbo, sì. Quindi le case dei babbi, e che sono degli alloggi, delle palazzine ristrutturate in cui ci sono anche, in cui i padri possono appunto portare anche portare i propri fine figli, settimana. Quindi ci sono anche degli spazi ludici dove possono giocare, perché il problema qual è? Che se il padre non ha una... Ora, la Rossella Angelini sì, si sta influendo. Sì, sì. Non ha una sistemazione abitativa adeguata quale sarebbe? Che c'è la camera del babbo e la camera dei figli. Sì. Se non ha una sistemazione, diciamo, abitativa adeguata, non può neanche prendere i figli. Cioè, perché non è che possono dormire con il babbo i figli? Come dormono con il babbo se non c'è un ambiente in cui i bambini debbano dormire? Possono andare dai nonni, ma non si può dormire. C'è tanta gente che non ha mica la camera per il maschietto, per la femminuccia o per i figli. Quindi ci sono anche questi problemi qui. Susanna, quindi noi abbiamo sempre di più associazioni di padri separati che giustamente vogliono svolgere il loro ruolo di padre, che spesso per questioni di carattere economico non gliele fanno nemmeno gli vedere. Viene impedito. E qui devo bacchettare qualche mamma. Vada la telecamera. Ecco, devo bacchettare qualche mamma. Perché? Perché no, i figli non devono essere un'arma di ricatto nei confronti del padre se un mese non versa l'assegno di mantenimento, perché i figli hanno diritto a continuare ad avere rapporti con tutti e due i genitori, anche con il padre. Quindi queste cose non devono accadere. Se ne parla, si va dal legale, il quale può sollecitare il marito a pagare gli assegni per i figli, però ci vuole collaborazione anche in questo. Perché poi, Susanna, questi bambini, e non solo bambini, anche quando sono adulti, rimangono traumatizzati da queste situazioni. Allora ti immagini il trauma della separazione dei genitori. Sì, sì. Il trauma che tante volte non possono trascorrere delle giornate con il babbo perché questo non ha un alloggio dove sì. portarli. Il trauma che vedono questi genitori che litigano per via dei soldi, e quindi a volte la mamma e il tuo babbo che l'ha. Sì. Quindi ricordatevi che non siete più coniugi, ma siete genitori e dovete mantenere questa responsabilità nei confronti dei figli. Vi siete separati, bene, però dovete garantire a loro una vita serena e tranquilla. Non posso aggiungere altro perché ha detto tutto, in effetti è questa la cosa importante, cioè i figli si fanno per il mondo e di conseguenza se poi gli si dà
scusi il termine, delle mazzate in tenera età, poi questi sono traumi che uno si porta dietro per tutta la Susanna, vita. Sai Susanna che dico e poi concludo perché immagino che il tempo sia finito. C'è troppa leggerezza oggi nei giovani nel mettere a mondo i figli. Il figlio non è come quando si dice si prende un cane e Susanna te lo sai, l'impegno, io non ho figli, ecco, però ho anch'io ho due cani e l'impegno è tanto perché vanno tutti bene. Un figlio è per la vita e quando si decide di metterlo al mondo dobbiamo ricordarci che noi siamo responsabili nei loro confronti fin tanto che abbiamo il fiato per respirare. E io direi un'altra cosa, visto che il compagno o la compagna ce lo scegliamo, brava, è stata una nostra scelta, giustissimo, al momento in cui ci si separa almeno ricordarsi che la colpa non è sua soltanto ma è anche nostra. Certamente. E mi verrebbe da dire. È vero, scusi, la colpa non è mai da una parte quando no, un rapporto finisce. No. Allora, quindi un'emergenza sociale, sì, avvocato. Case dei babbi. Io invito le amministrazioni comunali ad assumersi quest'onere e a cercare di pensare anche a questi babbi separati, costruendo degli alloggi dove loro possono portare i loro figli. E io ringrazio l'avvocato matrimonialista Rossella Angiolini.